subito il benvenuto a Pierluigi Bersani. Buonasera, onorevole. Buonasera, buonasera. Allora, nel giorno in cui MDP, il suo partito, esce dalla maggioranza, sono tante le domande da fare, sono tanti gli argomenti che affronteremo, ma io partirei, per capire queste, le ragioni di quest'atto, da un fatto che forse è identitario proprio per il centrosinistra, o almeno così è stato, il conflitto di interessi. Voi nei giorni scorsi avete addirittura chiesto che il sottosegretario Boschi non partecipi alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui si deciderà la figura del governatore. Perché? Ma insomma, siamo al punto di dover chiedere anche l'ovvio, ecco, non credo che dovrebbero esserci problemi a non partecipare al Consiglio dei Ministri, dove con tutte le cose che sono avvenute mi pare abbastanza palese. Perché palese? Cos'è successo? Ma insomma, un interesse confliggente fra un giudizio sereno su una nomina di assoluto rilievo e vicende personali e familiari che si sono intrecciate. Mi fermo lì. Mi pare che sia una questione perfino di minimo garbo istituzionale, tutto qua. Però, onorevole, proprio su questo il sottosegretario Boschi dice: ma di che problema state parlando? Io, quando la banca è andata nei guai, ho addirittura commissariato mio padre. Se mi sono comportata così nei confronti di mio padre, qual è la critica che mi si può fare? Ma il commissariamento lì è stato un atto dovuto a seguito dell'iniziativa di Banca Italia. Non stiamo girando attorno a una questione che, secondo me, più si fanno resistenze da parte del sottosegretario, da parte del governo, e meno si viene capiti dall'opinione pubblica. Si dia un tratto di sensibilità, non ci si impunti su una cosa così. Lo capisce un bambino che non è il caso che in questo momento la Boschi partecipi alla proposta di nomina del governatore della Banca d'Italia. C'è bisogno anche di spiegarlo? Senta, però, non lo so, lei dice buonsenso, misura, e poi però usa parole anche molto forti. Lei ha detto è come se ci fosse in gioco guardie e ladri e si vuole dare tutti addosso alle guardie per lasciare tranquilli i ladri. Addirittura è un po' forte. No, ma è forte, è una metafora, eh. Beh, sì, dire, una io delle non sto sue. Accusando di essere ladri, come non sto accusando il governatore di essere una guardia. Però il meccanismo è un po' questo sotto traccia. Qui si vuol mettere al proscenio la responsabilità del regolatore e del controllore, che ci sarà, non ne discuto, si vedrà, per cercare di oscurare la responsabilità di chi ha svenduto del credito, perché ormai questo mi pare abbastanza evidente, a danno di un sacco di risparmiatori. Io ho buttato lì una cosa, lo so che non c'entra niente, ma tanto per farsi capire. Negli Stati Uniti prima ha messo in galera Madoff e poi sono andati a vedere se la SEC non aveva vigilato. Cioè, cerchiamo di non ribaltare le responsabilità, perché a prescindere da come si comporti un regolatore, un amministratore di banche ha in mano il risparmio dei cittadini, per bacco. Perché se non partiamo da questo, poi non ci capiamo più. Ho detto semplicemente questo, ecco. Sì, però vede, onorevole, Orfini dice quello che dice lei al contrario, dice o si sta con i risparmiatori o si sta con i salotti buoni. Orfini, smette di dare lezioni. Io ci avevo fuori dalle porte le banche che urlavano quando ho fatto la portabilità dei mutui e altre cosucce varie. C'è modo e modo di non stare con le banche. Qui si fa finta di non stare con le banche, ma si rischia di stare con le banche peggiori, come si è visto. Quindi è un tema troppo delicato, ecco, per buttarlo in cacciare. Io proporrei di Però mi perdoni, onorevole, allora lei deve essere molto chiaro. Lei pensa che ci siano delle responsabilità di Renzi o del cosiddetto giglio magico, dell'area renziana nella crisi bancaria che abbiamo vissuto? Io ho solo detto questo, e l'ho sempre detto e lo ripeto, troppe cose in pochi chilometri, tutto qua. Io non sono quello che mette la croce addosso e dice, no, c'è la magistratura, ci sono i controllori, io parlo di politica, parlo di amministrazione,
parlo di svolgere il tuo compito con disciplina e onore, come dice la Costituzione. Troppe cose in pochi chilometri prese di pacco e portate a Roma. Non va bene, ma non lo dico io. La risposta dell'opinione pubblica è questa. La risposta di un terzo degli elettori di centrosinistra è questa. Su questi temi e altri che si chiamano lavoro, scuola e così via. Senta, ora arriviamo agli altri temi, onorevole, però c'è un'ultima domanda su questo argomento. Matteo Renzi è sempre stato molto lucido politicamente, almeno così è considerato da molti osservatori, magari arrogante in determinate cose, magari troppo determinato, però molto lucido. Allora lei si pone la domanda sul perché Matteo Renzi vada così direttamente allo scontro con Ignazio Visco? Ma io penso che il PD a guida renziana abbia pensato che un populismo a bassa intensità potesse contrastare, essere vincente sulla destra, sulla demagogia e assorbendo un po' di destra. No, la destra è più che in piedi, la demagogia è in piedi e il centro-sinistra è nei guai. Questo è l'esito di 5 anni di queste politiche. Vi ha risposto Renzi all'invito di incontrarvi, quello che ha fatto Speranza, uno dei leader del vostro movimento? Ci sono state queste risposte? Come le sono sembrate? Per l'amor di Dio, noi parliamo sul serio quando parliamo. Noi stiamo dicendo la destra, io sono 3 anni che dico che c'è la destra che arriva, la mucca del corridoio, e mi ridicolizzavano. Adesso scoprono che c'è la destra. Come si fa a fronteggiare la destra? Come si può pensare di fronteggiare la destra senza far tornare in campo quel milione di elettori del centro-sinistra che da 3 anni non ne vogliono più sapere? E come si fa a richiamarli in campo dicendo ammucchiamoci tutti e andiamo avanti così? Viva il Jobs Act, viva la legge elettorale, viva la buona scuola, avanti così. E se Bersani si mette a dire questo, noi pensiamo che quei 2 milioni tornino? No. Allora gli abbiamo detto, sentite, guardate che bisogna correggere, tirar via i nominati, fare il voto disgiunto, perché non può essere che metto la croce su un nome e leggo un altro. Correggiamo qualcosa sulla precarietà. Ragazzi, noi abbiamo speso 23 milioni di euro per dire al Jobs Act che doveva cancellare la precarietà, siamo al massimo storico della precarietà. Non c'è niente da correggere? Gli stiamo dicendo, fate sul serio, date qualche segno che volete correggere qualcosa. Se no, guardate che la gente non viene, non è Bersani o Speranza, è un pezzo fondamentale di elettorato del centro-sinistra, senza il quale la destra vincerà. Quindi noi stiamo cercando di andarlo a riprendere, per poi giocarcelo prima o dopo, naturalmente in un quadro che per noi resta il centro-sinistra. Noi con la destra non ci andiamo, punto e basta. Voi con la destra non ci andate, onorevole, ma magari potreste andare, tra virgolette, con i 5 Stelle. Si è mai reso conto che la nuova legge elettorale vi favorirebbe parecchio se vi metteste d'accordo voi e i 5 Stelle? Ma i 5 Stelle lo mettono in modo istitutivo e costitutivo di non parlare con nessuno. Io non ho nessuna speranza o ipotesi di questo genere. Invece ho l'ipotesi che, essendo sempre colloquiali, perché i 5 Stelle hanno tirato su qualcosa che c'è nel profondo della società, che io non voglio che vada a destra, voglio che continui a essere disponibile a parlare con i valori della sinistra. Quindi noi saremo centrosinistra, ma in modo radicale, in modo serio, tirando su le bandiere di una sinistra di governo. E poi vedremo. Certo, a proposito di sinistra, onorevole, sembra proprio una situazione classica, no? Voi tutti che discutete, ognuno di voi ha ragione e non può quindi parlare con l'altro, e intanto la destra va avanti e vince. Si rende conto che dovrà confrontarsi poi con questa realtà? Ma basta seguire gli elettori del centro-sinistra. Gli elettori del centro-sinistra vanno dove vogliono. Se non vedono i loro valori, i loro interessi, le loro idee rappresentate, vanno nel bosco, non è che vanno a destra. Questo bisogna capirlo. Noi lottiamo perché lo si capisca.
e si vada a riprendere un esercito di centro-sinistra che c'è, ma che lo smobiliti se scimmiotti la destra, gli tiri la volata, tiri su tu i suoi slogan, gli tiri la volata, punto e basta. Guarda cosa succede nel mondo, bisogna alzare le bandiere, bisogna con contenuti nuovi tirar su i valori della sinistra. Lavoro, dignità del lavoro, welfare universalistico, fisco progressivo, investimenti per dar lavoro, il territorio, quelle robe qua. E se non vengono dette, democrazia, partecipazione, l'elettore decida, e se non c'è questo, senta, cosa vuole? Onorevole, secondo molti osservatori, questo accordo sulla legge elettorale può anche essere una prima matrice di un accordo poi tra Renzi e Berlusconi che dovranno affrontare un Parlamento che altrimenti renderebbe il Paese ingovernabile. Lei che ne pensa? Ma insomma, basta seguire le tracce, non c'è bisogno di essere degli indiani navacos per capire. Se mi fai una legge elettorale 3 mesi prima delle elezioni e me la fai con Berlusconi e Verdini, vuol dire che hai deciso che sei arrivato in Parlamento con Bersani e ne vuoi uscire con Verdini. E farai la volta prossima l'accordo con loro, se ne avrai i numeri. Questo mi pare una cosa che dovrebbe essere molto chiara. Perché la legge elettorale la stanno facendo con quelli lì, non è che stanno discutendo con noi, che non siamo marziani, abbiamo idee precise su come correggere quella legge elettorale, ma con noi non si discute. Però, vede onorevole, la provi a vedere dall'altro lato, questa è una legge su cui sono d'accordo tanti partiti, tante forze politiche che rappresentano tanti cittadini che la pensano anche diversamente, perché non pensa che abbia pure una qualche logica il discorso di Renzi, dice io su questa legge ho trovato tanti accordi, non lo posso cambiare solo perché lo vuole Bersani. Ma per l'amor di Dio, ma Bersani, quando si partì col simil tedesco c'era tutto il Parlamento, ce n'era ben di più di questo con questo Rosatellum, l'hanno fatto saltare con un pretesto, perché non gli andava bene così, perché avevano paura che ci fosse un voto che diceva mettiamo le preferenze, perché il punto di fondo è va bene tutto purché ne nominiamo il 60%. Questo, a mio parere, sono uno che ha frequentato la pratica da molti anni, questo è il punto di fondo che li accomuna. Noi non siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo per la democrazia italiana, perché si creerà un distacco ulteriore fra cittadini e istituzioni. Quando non sai bene la prospettiva come politica, perché la governabilità sarà, affidati agli elettori, fatti indicare la strada da loro, fagli scegliere il loro partito, il loro candidato e poi il Parlamento vedrà. Con meno di questo noi aggraviamo la rottura fra cittadini e politica. Questa è la nostra preoccupazione. È una preoccupazione, però voi cercate di unirvi con i cittadini, ma intanto perdete i pezzi anche tra di voi. Pisapia l'ha più sentito? Sì, ma ci sentiamo, ci si sente ovviamente, ma è chiaro che siamo ancora in una fase, come si vede, di tumultuoso movimento da tutti i lati, mica solo dal nostro lato, perché da tutti i lati. Pisapia dice che vorrà farvi incontrare con Matteo Renzi. Lei lo incontrerebbe, Matteo Renzi? Ma io sono anni che sono disponibile, non ho problemi con nessuno e sono sicuro delle mie idee e le dico quando capita. Il fatto che, io vorrei dirgli, se mi capitasse, ecco, via Floris, gli dirò l'introibo, diciamo, della riunione. Mi farò l'attore. Che è molto difficile che dei gufi decidano di vestirsi da civetta, Ci siamo capiti? Ci siamo capiti. Quindi qui facciamo un discorso serio. O si cambia o ciascuno si prende le sue responsabilità e semmai si discute dopo. Molto semplice. Glielo posso dire in pubblico, in privato, ma è questo che gli direi. Senta, onorevole, intanto la manovra va avanti. Ha visto che ci sarà una nuova rottamazione, ci saranno anche dei bonus per i minori di 18 anni. Che ne pensa? Cosa vuol che ne pensi? Diamo 500 euro ai diciottenni, anche figli dei miliardari,
perché noi non facciamo discriminazione. Meno tasse per tutti. Meno tasse per tutti vuol dire meno tasse perché i soldi e meno welfare perché non ce li ha. Per esempio, cominciamo a dire qualcosa di questo genere, perché se no qui dice che vince la destra, ma gli stiamo proprio tirando la volata. Facciamo noi la sua parte e quindi... Senta, onorevole, lei sa, Matteo Renzi viene da una tradizione politica diversa dalla sua, invece proprio dalla sua tradizione politica viene il presidente del Partito Democratico che a breve entrerà e sarà nostro ospite, Matteo Orfini. Vuole lasciare un messaggio anche a lui? Ma no, ne ha viste tante anche lui. A me spiace francamente che ci sia questa... non so dire diversamente, me ne scuso della parola, ma insomma c'è un tratto di arroganza nel non mettere l'orecchio a terra. Tu non puoi prendere 2015, 2016, 2017, vedi dove vanno le cose e continui a tirar dritto. Ma la gente che ci molla, noi centrosinistra, sinistra, e che è nel bosco, io azzardo a dire, è la migliore. Senza quella gente lì non andiamo da nessuna parte. Ci vuole più umiltà. Più umiltà ci vuole. Secondo me è questo che manca. Ma sentite lui cosa ne pensa, naturalmente. Non sarà d'accordo, immagino. Ora sentiremo, onorevole. Senta, tra l'altro siamo in collegamento perché lei è in Sicilia per tirare la candidatura di Claudio Fava. Anche là il centrosinistra diviso rischia di perdere e di perdere malamente. E quanto è importante in vista delle politiche nazionali la Sicilia? Ma intanto approfitto per dire che il centrosinistra non è che perde perché è diviso perché è 3 anni che perde. Ok? Allora, se adesso noi qua in Sicilia, Bersani compreso, ci ammucchiassimo con Micari, Crocette e Alfano, cioè la gente ci voterebbe? Ma cosa stiamo parlando? Noi stiamo cercando di prenderla da un altro lato. E quando si dice ci ricatta col voto utile, mi viene un po' da sorridere. Cioè quale sarebbe il voto utile? Ammucchiarci, abbiamo già sperimentato, Ammucchiarsi senza cambiare non sposta di un nì la situazione politica. Arrivi terzo, già in partenza. Noi stiamo cercando di suscitare, recuperare la gente che non ci sta a questi trasformismi. Perché il trasformismo in Sicilia, che cos'è il trasformismo? È dividersi un potere immobile che non può cambiare, non cambia mai. Bisogna uscire da queste pratiche qui. E quindi siamo sfidanti contro la rassegnazione, diciamo, tiriamo su le bandiere di una sinistra di governo. E poi si vedrà. Perché con una destra che incombi in Europa, in Italia e nel mondo, è ora di tirar su le bandiere di una sinistra di governo. Cosa aspettiamo? E non ha voluto fare. Sono partiti con una proposta in Sicilia civica e discontinua. Sono arrivati una proposta cinica e continua. E questo è il punto. E non lo si vuol capire e cerchiamo noi di reagire in qualche modo. Allora, grazie onorevole Bersani per essere stato con noi. Grazie a voi.